Ciao ragazzi, eccoci qua, abbiamo il banjo. Allora, prima cosa da fare, perché arriva così, senza il ponte, cioè lui arriva col sacchettino, mi è arrivato, dove dentro ho il ponte. Non lo mettono evidentemente per evitare colpi, danneggiamenti, credo. Comunque il ponte, poi ci sono delle chiavette, una brugola, una brugoletta. Che sarà per regolare qualcosa e una chiavetta invece tipo da tamburo sarà per regolare forse infatti questo perché forse si può regolare anche la tensione della pelle credo perché alla fine in sostanza vedete un tamburo con sopra un manico e 5 corde cioè non... Allora, quindi prima cosa da fare è montarsi il ponte che ha leggero scasso, devo capire se va messo per così, quindi con l'inclinazione in qua o con l'inclinazione verso il manico, non lo so, ora vediamo. Allora, molliamo un po' le corde in modo da poter entrare sotto. Prima volta che prendo un banjo in mano, ragazzi. Quindi qui c'è poco da ridere, eh. No, scherzo, non caghiamoci addosso. Proviamo a metterlo. Proviamo per così, poi vediamo. Tanto poi ci sarà modo di fare delle correzioni. Quindi, ora, come facciamo a mettere il ponte? Io non ho idea, però bisognerà metterlo, a mio avviso, in modo tale che le ottave corrispondano. Cioè, se io pizzico una corda a vuoto e poi il dodicesimo tasto, che è qui. Corda vuoto e dodicesimo dovranno essere corrispondenti. Corda vuota e dodicesimo devono corrispondere. Quel punto poi. Ora vediamo la prima cosa, la cordatura. Qui il libro, io seguo un libro. Il libro parte G-tuning and hand position. Quindi G-tuning vuol dire la cordatura in sol. The most common bluegrass tuning for the five string banjo is open G. Quindi la cordatura più comune open G. Whereby the instrument is tuned to an open G chord. Cioè dovremo tenere un accordo aperto di sol. The shortest string is the fifth. Questa è chiaramente, no? Quindi prima, come nella chitarra, prima, seconda, terza, quarta e quinta corda. The first string is tuned to the D, just to the right of middle C and the piano. Dunque, la prima corda è accordata in re, con il re che è subito alla destra del do centrale del piano. Ora io non ho un piano, comunque il do centrale lo sentiamo sulla chitarra. Il do centrale del piano è questo. Noi lo leggiamo qua sullo spartito, ma perché la chitarra è uno strumento traspositore, cioè noi suoniamo un'ottava sotto quello che è scritto. Quindi il do centrale, quindi il re, dovremmo intonare la prima corda con questo re. The
second string is tuned to the B note next to the middle C on the piano. Quindi il Si subito dopo sarebbe la seconda corda. Quindi abbiamo Re. Quindi Re, Si. The third string is tuned to the G note below the second string. Quindi il Sol subito sotto. Quindi... Oh. Ah, sto muovendo il Si, scusate. Questa. Al contrario. Ora non posso starsi. Quindi abbiamo detto Re, Si, Sol. The fourth string is tuned to the D note an octave lower than the first string. Quindi il Re. Sol, Si è uguale a quarta, terza, seconda della chitarra e la prima Re. Sto chiavetto un po' morto. Fifth string is tuned to the G note an octave higher than the third string, quindi un'ottava sopra. Allora Re, detto. Open G. Questo è un Sol, Re, Sol, Si, Re. Questo qui, che perché qui le corde
Le corde come le monti, le corde vanno qui. Questo affare qui si dovrà poter alzare perché vanno qui sotto, infatti. Ah, non hanno i pallini, hanno un anello che si aggancia poi qua. Si aggancia poi qua, questi cosini qui. Recording King, banjo hand made by Remo. Quindi re, si, sol. Vabbè, scusate. La chiavetta. Merda. Questo re. Qual è questo? Questo. Le note funzionano. Per sentire che non ci siano difetti dello strumento. Sentiamo se ci sono note che friggono male. Questa qui si tasterà? Questa sicuro sì. Ok? Le note sono tutte buone. Quando ho comprato lo strumento, sentite nota per nota che non ci siano difetti. Quindi l'accordatura più o meno ora deve assestarsi un attimo. Vabbè, l'abbiamo capita. Right hand position, mano destra. Now we're ready to find the right hand position. To play bluegrass banjo, plastic thumb pick for the right hand and thumb is the usual choice of must. Cioè dice di usare, spesso si usa il thumb pick, il plettro da pollice. Ora si assesta. Io non lo uso per la pollice, io farò così dita. Metal finger picks are worn on the index and middle finger. Quindi mettono anche dei plettri di metallo su indice medio, ma io vado così, tanto ho le mie unghiacce di ghiacciaio. Thumb picks fit snugly. Qui mi ci vuole il vocabolario per capire certi termini. And the finger pick picks can be identified. Vabbè, qui devo capire un attimo cosa dice. Sweet spot for the tongue. Lo spot dolce, il punto dolce per il suono, il volume del banjo è approssimativamente un pollice in front of the bridge. Un pollice in front of the bridge. Tipo questa distanza qua. Potrebbe essere. Many players believe it's the best, Pinky finger on the head near. Quindi tengono. Ma io non ho mai usato. Io andrò così. Normale. The bridge strike the strings near the sweet spot. However, many players also choose. Ma no, vabbè. La posizione a destra uso la mia io. With picks non li uso. Left hand position. To obtain the cleanest sound when making left hand chord position, quando fate le posizioni degli accordi, make sure to press down on the string with the fingers directly behind the frets. Vabbè, questo qui è come la chitarra, cioè state sicuri di schiacciare. Ti fa vedere la posizione di fa. Now strike the fourth. Dove sono arrivato? The middle. Index finger ti fa vedere la posizione di fa, che è una delle posizioni. Ecco, to make the F chord position one of the three primary major chord shapes. Cioè, il caged sarebbe il caged del banjo. Sono tre posizioni principali degli accordi maggiori. Ti dice tre? No, tre è questo. Sì, perché qui c'è un cordino in più, però. Scordato comunque. Ok,
questa qui è la posizione di Fa. Vabbè, è un Fa. Vabbè, è Fa sulla chitarra. Questo sarà il Sol. Se lo vuoi far minore. E sono le tre corde centrali della chitarra. E poi c'è il cordino, bisogna stare attenti a non confondersi, perché fondamentalmente per le posizioni di accordi hai le quattro corde qui e il cordino in più. Va bene, quindi il ponte l'abbiamo messo. Ora poi lo aggiusto un po'. La cordatura l'abbiamo vista, Re, Si, Sol, Re. Questo qui è un Sol all'acuto. Poi magari facciamo un po' di stretch. L'action è abbastanza alta, ma vabbè. Non lo so, sarà normale così, poi vediamo cosa fare. Boh, niente ragazzi, avete visto, quindi abbiamo visto un po' la cordatura. Lezione 1 l'abbiamo fatta praticamente. La lezione 2 sarà Roll Patterns. Il roll è the most common bluegrass time signature. Roll vuol dire... Bisogna stare attenti qui. Più da banjo potrebbe essere, sì, col mignolo appiccicato effettivamente non l'ho mai usato, ma funziona in questa posizione qua. Sulla chitarra non uso mai. Ti fa vedere i roll e qui c'è da studiare, ragazzi. Va bene, vi saluto. Banjo disagio, alla prossima.